siamo qui dal IS De Filippis Garden, al plesso De Filippis, che oggi si è mobilitato ed ha appunto occupato il plesso. I motivi che ci spingono ad occupare sono la buona scuola di Renzi Giannini, che non fa altro che portare la scuola a divenire un'azienda e quindi a trattare la figura dello studente come un servo, diciamo così, chiamiamolo così. Inoltre un altro dei nostri punti principali è appunto l'edificio fatiscente. Da anni ormai abbiamo problemi e solo l'anno scorso i ragazzi sono riusciti ad ottenere, i vecchi rappresentanti sono riusciti ad ottenere un incontro con la provincia che ci ha appunto ci ha portato alla sostituzione della caldaia per i riscaldamenti, visto che questo è stato un altro grave problema dei ragazzi, visto e considerato che è un edificio molto freddo dove i termosifoni scarseggiano, c'è malfunzionamento. Sono Elisabetta Lambiase, la rappresentante dell'Istituto IST di Filippis Galdi. Oggi, come ha detto già la mia collega, il plesso De Filippis è in occupazione. Questa occupazione è sancita da due punti cardini, come ha già detto la mia collega, l'edilizia scolastica di cui già ha parlato e la riforma Renzi Giannini della buona scuola. Ci muoviamo contro la buona scuola per due cose fondamentali. Una scuola aziendalizzata non la vogliamo, tantomeno vogliamo costruire sulle nostre spalle un futuro precario. Quelle che sono alla fine i cardini che muovono questa buona scuola. Inoltre l'annessione di queste ore obbligatorie lavorative non tutelate da nessuno statuto degli studenti lavoratori provoca un vero e proprio, comunque soprattutto un vero e proprio sfruttamento degli studenti. Noi non siamo d'accordo. La proposta che Renzi aveva ci aveva appunto proposto è una baggianata. Sappiamo benissimo che si partirà comunque con la buona scuola nonostante molte scuole, molti istituti, molti studenti stanno manifestando contro la buona scuola perché è un, diciamo, un riproporre il DDL APEA del 2010 e non siamo d'accordo ed è per questo che gli studenti sono stati sensibilizzati da settembre fino adesso per riuscire a muoverci in questa occupazione contro questa che è la buona scuola, che è una vera e propria minaccia per il nostro diritto allo studio. Allora, io sono Nicole Todisco e sono la prima rappresentante non eletta dell'Istituto IS De Filippis Galdi, presso De Filippis. Innanzitutto volevo parlare appunto di come i ragazzi hanno vissuto la riforma Renzi Giannini e il problema dell'edilizia. Da anni e anni la scuola riversa in condizioni precarie e abbiamo anche un problema con la caldaia, la quale solamente per le classi non funziona e ogni anno si ripropone questo problema alla dirigenza e alla provincia e non viene ascoltato. Allora adesso quest'anno i ragazzi sono indignati, hanno detto no, la richiesta di occupazione è partita da loro, si sono scocciati di avere sempre porte sbattute in faccia sia dalla provincia per l'edilizia sia dal governo, perché andremo a finire in un futuro dove noi dobbiamo lottare per i nostri figli, dove saremo tutti quanti precari, dove non avremo un'assicurazione, non avremo più una pensione. Allora i ragazzi hanno detto no, come l'hanno detto a Cava, partiranno anche altre occupazioni, ma in tutta Italia i studenti si faranno sentire.